Io penso che ha detto molte cose giuste, che ci sono, realmente ci sono. Una cosa che posso dire contro di lui è che non vorrei che si buttasse troppo in politica anche lui, però, che continuasse a fare il comico. Una schifezza, non si dovrebbe dire, ma è una cosa negativa soprattutto per il popolo italiano, insomma. Un personaggio dello spettacolo non si deve permettere di dire certe cose contro la politica, o fa politico o fa spettacolo. Beppe Grillo è meglio che faccia il comico e basta, penso. Beppe Grillo ha fatto la sua, no? Abbiamo la nostra idea, e allora erano i suoi, è vero? Penso che è quello lì. Per quello che dice Grillo, in parte io sono d'accordo, però è una cosa vecchia, già la conosciamo da tanti anni, non è che sia saltata fuori gli occhi come oggi. Comunque sta bene, quando si denuncia queste cose qui sono pienamente d'accordo. Ma diciamo che è sbagliato il modo in cui l'ha fatto. Cioè, quello che pensa sicuramente non è sbagliato, è il modo in cui si propone, secondo me. Però non è sbagliato quello che pensa. Io credo che lo pensi quasi tutti. Non in quel sistema lì, forse. L'ho ascoltato poco e niente, quindi non do giudizi. No. Grillo! Beppe Grillo! Capito? Però io la penso così, perché anche lui vuol farsi vedere, secondo me. Beppe Grillo è un comico, quindi è così che sia, tutto politica, tutto, già anche le buone battute, perché non è mica detto che può essere che sia anche vero quel che dice, ma sarà più del 100%, però. Vabbè, a me non piace, sono sincere. A me non piace perché è troppo sgarbato nelle sue parole. Mi sarebbe piaciuto partecipare per conoscere cose nuove, per capire come funzionano le cose da una sfaccettatura diversa rispetto a quella istituzionale. Il programma mi fa schifo. È un uomo, no, è un uomo che non gli danno il permesso di dire quello che dice. Che la RAI ci permette di dare una TV in mano a una testa così. Ne ho sentito parlare tanto, però non, secondo me anche lui è un modo per farsi pubblicità e basta.